attività che ha portato. Queste due operazioni sono fondamentalmente il frutto di un'attività molto più ampia, un'attività di controllo del territorio che noi poniamo in essere ormai da tanto tempo e che ci ha permesso fondamentalmente di assicurare alla giustizia 7 persone in totale, 2 cittadini italiani, 5 cittadini stranieri che si sono resi responsabili a vario titolo di rapina e di detenzione fino in spazio di sostanza stupefacente. Di fatto le operazioni sono giunte a conclusione in maniera positiva grazie alla conoscenza del territorio da parte dei militari che quotidianamente pattugliano il territorio e che hanno permesso fondamentalmente di addivenire all'individuazione di questi soggetti responsabili di questi reati perché fondamentalmente già controllati in passato. Quindi all'attivazione da parte della centrale operativa rispetto all'episodio di rapina e ai movimenti strani che noi avevamo registrato nei giorni precedenti in quella determinata zona di L'Aquila abbiamo fondamentalmente deciso di operare, abbiamo deciso di attivarci e di fare delle perquisizioni domiciliari che ci hanno portato al rinvenimento della sostanza stupefacente e a divenire all'individuazione dei 2 autori della rapina grazie alla conoscenza che i militari avevano delle dinamiche delinquenziali della zona e delle particolari elementi probatori che sono stati riscontrati all'atto del sopralluogo. Questo è la chiave di volta. È la conoscenza delle informazioni delle persone che delinquono e l'individuazione delle loro collocazioni a livello temporale e spaziale in quel particolare momento. Quindi questo è stato determinante per individuare il soggetto e autore del reato, per formulare la prima ipotesi investigativa che poi ha trovato riscontro grazie ai riscontri di polizia giudiziaria che abbiamo effettuato nell'immediatezza. Allora, noi abbiamo avuto delle segnalazioni di danneggiamenti nei giorni scorsi rispetto al discorso, soprattutto nella fattispecie di Cesare Preturo. Definirli Bronx credo che sia assolutamente non veritiero e confacente alla realtà. Di fatto noi poniamo particolare attenzione a progetto case di Cesare Preturo come agli altri progetti case presenti nell'ambito del territorio aquilano. Tutti sono meritevoli di attenzione e invitiamo tutti quanti i cittadini a comunicarci qualsiasi tipo di particolare, qualsiasi tipo di servizio o comunque di atto delinquenziale che possa essere posto in essere. Questo permetterà a noi di fare un'analisi ancora più approfondita e dare maggiori risposte e migliori risposte ai cittadini.